Bentrovati a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi celebriamo la 16ª Domenica del Tempo Ordinario. Ascoltiamo ora la presentazione delle letture e poi il Vangelo, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La 16ª Domenica del Tempo Ordinario ci mette davanti un testo molto famoso, è quello di Marta e di Maria, un testo alle volte storico e simbolico anche nella rappresentanza di quella che è Maria e quella che è Marta, come immagine anche di una chiesa attiva e di una chiesa contemplativa. Ma al di là di questo specifico incontro, ecco che nella prima lettura il testo di Genesi 18 ci racconta della visita del Signore e quindi anche dell'accoglienza fatta da Marta e fatta da Maria, ovviamente, che si inserisce nella grande tradizione biblica, qui Abramo abbiamo, e quindi il posto sacro dell'ospite. Ricevendo l'ospite, ecco, si riceve il Signore stesso. Nella seconda lettura, dopo il famoso inno cristologico che abbiamo visto domenica scorsa, il testo di Colossesi, troviamo un testo molto famoso, completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Un testo più abusato che interpretato rettamente. Paolo vuol dire una cosa semplice: faccio la mia parte. E la mia parte è in quella partecipazione di dono gratuito. I patimenti stanno ad indicare l'esposizione della persona che il Signore ha riservato all'apostolo ed in particolare all'annuncio del Vangelo. Paolo lo spiegherà in altre parti delle sue lettere che annunciare il Vangelo significa esporre la propria voce, esporre la propria vita e quindi, da un certo punto di vista, esporsi anche alle persecuzioni, alle sofferenze, no? E addirittura in quella grande sintesi di 2 Timoteo 3:12 dove dice: tutti coloro che vorranno vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi non è la persecuzione qualcosa di strano, le sofferenze qualcosa di non conosciuto. Gli stessi discepoli, dopo il primo viaggio missionario in Atti 14:22, sono rincuorati dicendo che per entrare nel Regno dei Cieli bisogna passare attraverso molte tribolazioni. Che cosa significa? È la nostra partecipazione concreta. Allora, accogliere il Signore, Marta e Maria, accoglierlo come un vero ospite della nostra vita, vivere per il Signore, condividere la sua passione per l'uomo, per la vita e soprattutto fare anche la nostra parte. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato è un altro Vangelo che ci presenta un brano molto conosciuto, anche molto commentato, nel quale spesso siamo tentati di manifestare la nostra preferenza verso l'una o l'altra sorella, dove spesso, nonostante che Maria venga elogiata dal Signore, molto spesso Marta è la preferita di tutti, perché è la donna operativa, la donna che si dà da fare e verso la quale sembra che si riceva un rimprovero o comunque un'osservazione per certi versi quasi ingiustificata. Guardando alle letture di oggi, se leggiamo il Vangelo in parallelo con la prima lettura, allora anche Abramo, che comunque è il protagonista ed è il personaggio più importante, quello che ci viene presentato come uomo giusto, uomo di fede, anche Abramo ha un atteggiamento più simile a quello di Marta piuttosto che a quello di Maria. Cosa ci viene manifestato oggi? Ancora una volta non tanto un mettere in competizione i due aspetti,
il darsi da fare e il fermarsi all'ascolto, quanto comunque il guardare tutto in un contesto che è quello di fede, che è quello del rapporto con Dio. Rapporto che passa necessariamente attraverso l'incontro con una parola. La parola di Dio poi ci spinge all'azione necessaria, perché poi nel concreto della nostra vita, che quella parola la, diciamo, la viviamo, è nella pratica della nostra vita che troviamo l'occasione, l'opportunità per misurarci con la parola ascoltata. Tuttavia vi è una parte migliore, che è quella dell'ascolto. Cioè, senza la fase nella nostra vita di ascolto della parola di Dio, rischiamo che le nostre azioni siano, diciamo, fatte a caso, volendo esagerare. Dove quindi potrebbero essere vissute bene, come no? Mentre la fase iniziale di ascolto è quella che ci aiuta, allora, in modo buono, in modo migliore, a incarnare quella parola ascoltata nella nostra vita, nel riconoscere le occasioni che ci sono date quotidianamente per vivere la parola ascoltata. Allora non c'è un mettere in competizione, ma un comprendere come la modalità corretta passi sempre, inizi sempre con l'ascolto, attraverso l'ascolto della parola, strumento che noi uomini abbiamo per entrare in relazione con Dio, attraverso l'ascolto della parola ho la possibilità di far sì che questa relazione solleciti la mia vita e mi dia le occasioni, mi dia la capacità di comprendere meglio e fino in fondo quali sono le occasioni poi concrete nelle quali posso vivere in modo pratico la parola ascoltata. Allora, non un ascolto fine a se stesso, non una pratica fine a se stessa, ma una priorità data all'incontro con la parola, perché questa solleciti, indirizzi, guidi bene il nostro agire, la nostra vita nella pratica quotidiana. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e arrivederci alla prossima settimana.